Si allarga e si allunga. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti, siamo già tanti, siamo circa una trentina. Ringrazio tutti di partecipare stasera a questa iniziativa che ormai di come donna ha rodato questo metodo che il periodo attuale un po' ci impone, di incontrarci tramite web. Stasera è un evento legato alla trama dei fili colorati che è aggiunta la nona edizione e parleremo di scarpe, questo oscuro oggetto del desiderio per noi donne, un oggetto che a noi è molto caro, chiaramente utile, importante, fondamentale. Ma a noi donne piace particolarmente, siamo molto attratte da questo oggetto. Allora, io inizierei dando la parola alla nostra presidente Ottavia Zerbi, che come sapete è una psicoterapeuta, che farà un'introduzione a questa serata. Prego. Grazie Tiziana, buonasera a tutti. Grazie Giuliana che è qui con noi stasera, appunto ci presenterà questa serata e si è messa proprio a disposizione con le sue conoscenze proprio per allietarci con questo argomento. Su questo lascio a lei poi appunto di spiegare nei dettagli, ma io intanto accolgo tutte, ringraziandovi di essere qui. Ricordando a tutte che Di Come Donna è un'associazione che appunto ha la donna al centro e il nostro desiderio, anche con la fatica della pandemia, è proprio quello di poter continuare ad accogliere le donne e di fare con loro delle cose che siano utili ad aiutarle, a non farle sentire sole, ad aggregarle. Purtroppo in questo momento ci possiamo aggregare solo in questo modo. Ma noi e le nostre operatrici, le nostre volontarie sono sempre a disposizione con il telefono ascolto nel caso ci fosse appunto necessità di parlare con qualcuno e di avere un sostegno. E poi, appunto, con la nostra trama di fili colorati, invece, continuiamo a voler proporre degli argomenti che ci possano stimolare il pensiero e quindi ci possano far stimolare sia la riflessione sia la nostra capacità, appunto, di continuare ad avere la consapevolezza di chi siamo e di che cosa possiamo fare come donne. Quindi sì, anch'io sono molto contenta questa sera di essere qui in questa serata, perché appunto, come ha già detto Tiziana, le scarpe, si sa, sono per le donne un po' vezzo, un po' vizio, quindi sì, un po' oggetto di desiderio, ma io vorrei sottolineare invece anche il valore e l'importanza delle scarpe. In una delle cose che ci ha scritto Giuliana proprio nella presentazione della serata di questa sera, lei dice: le scarpe nella storia, ma appunto questo poi ce lo spiegherà meglio lei, hanno diversi scopi, hanno avuto diversi scopi, hanno uno scopo rappresentativo della condizione socio-economica, di un ruolo, di una professione, di anche una disponibilità sessuale, ma soprattutto le scarpe possono essere anche qualcosa che dà un'idea di un atteggiamento psicologico. E io mi centrerei proprio su questo, perché quello che abbiamo potuto vivere proprio in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno con la pandemia, è che tanti di noi appunto sono stati chiusi in casa o anche a lavorare da casa. Ed effettivamente l'uso quindi che noi abbiamo fatto di questo oggetto, le scarpe, donne o uomini che noi siamo, è stato diverso. E ha avuto appunto un approccio con noi, con quello che noi siamo, con la nostra identità, con la nostra personalità, diverso da quello di cui siamo abituati di solito appunto ad utilizzare. Siamo abituati a metterci le scarpe per uscire e quindi siamo abituati forse ad abbinare le scarpe appunto per andare al lavoro con gli abiti che abbiamo oppure per andare a correre nel parco oppure per metterci un vestito particolarmente elegante per una cerimonia, insomma, usiamo le scarpe in genere appunto per dire qualcosa di noi, per rivelare qualcosa del nostro atteggiamento psicologico e anche quindi per dare una forma e un'idea a quello che
stiamo facendo in quel momento. Quindi vestiti e scarpe danno anche questo risvolto. E invece ci siamo accorti in questa pandemia quanto le abbiamo tolte, quanto ci siamo liberati forse di questo oggetto. Alcuni si sono sentiti liberi nel poter lavorare da casa, magari in una riunione come questa sera, senza le scarpe e con le ciabatte. Chiederei quanti di noi hanno le scarpe qui presenti questa sera, quanti invece sono già in ciabatte, visto anche l'orario. Quindi a volte togliere le scarpe e lasciare i piedi liberi libera, appunto. E altre volte invece libera poter davvero scegliere il tipo di scarpa da mettersi. Si può essere quindi comodi senza, ma anche con un paio di scarpe. E questo a me piace perché, appunto, come dicevo, è un po' un abito che ci dà anche una forza e che ci dà anche una piccola identità. Può dire qualcosa di noi, di chi siamo e di che cosa vogliamo comunicare in quel momento. Vestono i nostri piedi le scarpe. E i nostri piedi, non so se ci avete mai pensato, ma sono uno strumento per il nostro corpo. Sono uno strumento importante, a volte trascurato, a volte non ci pensiamo ai nostri piedi, ma i nostri piedi ci sorreggono, ci portano nel mondo, ci fanno camminare, ci tengono a volte ancorati a terra, cioè aiutano la nostra mente a stare in quello che stiamo facendo. Altre volte ci fanno saltare, quindi ci fanno volare, ci portano quindi in un altrove con la fantasia. Quando siamo a piedi nudi su un terreno ci fanno percepire il mondo, è diverso se sentiamo la sabbia, se sentiamo i sassi o se siamo su un prato. Però quindi quello che volevo dire è che i piedi sono quindi davvero un punto essenziale del nostro corpo e proprio perché parlano di noi e di pezzi della nostra identità mi sembra sia giusto vestirlo nel migliore dei modi. E ci sono quindi le scarpe giuste per la propria identità e anche per quello che stiamo vivendo in quel periodo della nostra vita. E allora lascio la parola a Tiziana, scusate a Tiziana, a Giuliana, invece citando un piccolo brano di Primo Levi che ci parla proprio di quanto siano importanti le scarpe e ci fanno capire proprio il senso che queste possono avere per la formazione. Hai disattivato l'audio? Hai disattivato l'audio, Ottavia? Grazie Giuliana. Sì, forse l'ho toccato inavvertitamente. Dicevo, Primo Levi nella tregua scrive, parlando con il suo compagno appunto di percorso, ci eravamo ingannati grossolanamente sulla distanza da Cracovia. Avremmo dovuto percorrere almeno 7 chilometri. Dopo 20 minuti di cammino, le mie scarpe erano andate. La suola di una si era staccata e l'altra stava scucendosi. Il greco aveva conservato fino allora un silenzio pregnante. Quando mi vide deporre il fardello, si sedette su di un paracarro per constatare il disastro e mi domandò: «Quanti anni hai?» 25, risposi. «Qual è il tuo mestiere?» «Sono chimico». «Allora sei uno sciocco», mi disse tranquillamente. «Chi non ha scarpe è uno sciocco». E più avanti mi spiegò che essere senza scarpe è una colpa molto grave. Quando c'è la guerra, a due cose bisogna pensare prima di tutto. In primo luogo alle scarpe e in seguito a mangiare, e non viceversa, come ritiene il volgo. Perché chi ha le scarpe può andare in giro a trovare da mangiare, mentre non vale l'inverso. Ovviamente in questo racconto il senso di questa cosa è molto ricco ed è molto ampio, riguarda quello che è necessario fare appunto per sopravvivere, per sopperire a una guerra, per sentire dentro che non dobbiamo mai abbassare la guardia e non accorgerci di quello che accade attorno a noi. E il senso di questa cosa è essere sempre pronti a poter trovare le risorse per sé. Però oltre a questo sentimento più profondo, appunto, e questo significato più profondo, a me quello che piace sottolineare è che in questo pezzo anche lo vediamo tranquillamente quanto sia appunto importante sapere
chi siamo, dove vogliamo andare, cosa ci serve, cosa possiamo fare per trovare quello che ci serve e quindi anche gli strumenti che diamo a noi stessi per arrivare appunto a quello che siamo, che vogliamo, cioè per essere in contatto con la nostra identità. Viva le scarpe, quindi, di cui ovviamente sono una grandissima appassionata, e lascio quindi la parola a Giuliana. Grazie. Scusa Giuliana, prima di darti la parola vorrei presentarti. Tutti di come donna sappiamo chi sei, sappiamo quanto sei attiva nella nostra associazione, sempre presente, sempre disponibile, sempre a portare degli ottimi idee, suggerimenti come quello di questa sera. Comunque vorrei proprio presentarti un po' più ufficialmente, diciamo. Giuliana Cherubini si è laureata all'Università Bocconi in Lingue e Letterature Straniere. Ha lavorato come insegnante di inglese presso istituti superiori statali, ha coltivato interesse per la storia dell'arte e ha tradotto manuali di tecniche di pittura e del disegno. Per 10 anni ha tenuto conferenze su Leonardo da Vinci e sul Rinascimento, per conto di un'associazione americana che organizza viaggi culturali in collaborazione con le università statunitensi. È stata iscritta come pubblicista all'Albo dei giornalisti e ha pubblicato articoli di vita locale su Segrate Oggi ed è una colonna di Di Come Donna. Quindi iniziamo questo viaggio, ci mettiamo le scarpe comode o quelle col tacco 12 come meglio preferiamo e diamo la parola a Giuliana. Grazie, allora grazie per la presentazione, grazie a Di Come Donna per aver accettato scusate, posso chiedere una cosa? No, volevo dire che la voce va e viene anche per voi? Il collegamento è instabile anche per voi? No, non lo so. Chiedo. Per no. Me no, per noi no. Ecco, probabilmente un problema della rete, sì. Vabbè, chiudo allora. Ok, allora stavo ringraziando Di Come Donna per aver accolto questa mia proposta di chiacchierata. Tiziana per la presentazione e Paolo che ci mette a disposizione il suo sito, la sua piattaforma Zoom. E poi do il benvenuto a tutti. Questa sera vorrei portarvi a fare una passeggiata attraverso le varie epoche, dalla preistoria ai giorni nostri, parlando di scarpe. Come ha già accennato Ottavia, si può parlare di scarpe dal punto di vista della moda, cioè della forma, le forme che si ripetono e si alternano nel tempo, si può parlare di scarpe dal punto di vista dei valori che le scarpe hanno assunto in più o meno nelle varie epoche, un valore socio-economico, un valore psicologico, un valore anche erotico. E quindi noi adesso vedremo a partire dalla preistoria, che cosa si è inventato sotto questo punto di vista nel mondo. Adesso vi condivido, spero che funzioni la faccenda, dovrei condividervi lo schermo. Condivido lo schermo. Vedete? Si vede? Ha avviato la... Sì, si vede. Si vede, perfetto. Allora, presentazione. Da lì. Ecco qua. Scarpe e società nell'arte. Partiamo veramente dalla preistoria con questo Ötzi. Ötzi che è così conosciuto per via del fatto che si tratta di una mummia trovata nel 1991 a cavallo fra l'Italia e l'Austria, fra la Ötztal e la Valsenales. Questa mummia
Si trova attualmente al Museo Archeologico dell'Alto Adige, Alto Adige di Bolzano e continua ad essere studiata, ma a noi in questo momento interessa vedere che cosa portava ai piedi. Questa è una ricostruzione, ma questo è ciò che effettivamente l'uomo del Similaun portava ai piedi. Che cos'erano? Allora, queste scarpe erano costituite da una rete di corde di libro di tiglio. Il libro di tiglio sarebbe la parte più morbida della corteccia, che venivano usate per tenere ferma un'imbottitura di erba secca che riparava dal freddo. Poi c'era una parte esterna che invece era costituita da pelle d'orso per la tomaia, per la suola, e pelle di cervo per la tomaia. Ecco qua. Le due parti sono poi unite con strisce di pelle, mentre intorno alla caviglia si trovano delle cordicelle di raffia che servono appunto per evitare all'umidità di penetrare. Ora, non sappiamo nulla della preistoria, salvo quello che possiamo ottenere dai reperti archeologici. Questo non ci consente di cogliere valori delle scarpe altro che quello funzionale, cioè la scarpa in quel caso serviva soltanto per protezione. Se però ci avviciniamo nel tempo, ecco che ci troviamo nella tomba della regina Nefertari. La regina, che è intenta a un'attività quotidiana, un gioco tipo quello degli scacchi o della dama, viene qui rappresentata con dei sandali bianchi. Allora, nel mondo egizio tutti andavano scalzi, soltanto il faraone e la sua famiglia potevano avere dei sandali, e i sandali erano considerati una cosa così importante che in una tavoletta, la tavoletta di Narmer, risalente a 3000 anni avanti Cristo circa, compare uno schiavo portatore di acqua e di sandali. Quindi i sandali erano un simbolo di prestigio. Oltre al faraone e alla sua cerchia, chi portava i sandali erano i sacerdoti. Il fatto che questi sandali siano bianchi può essere riferito a un'informazione che ci viene dal Libro dei Morti, un papiro che indicava le regole che il defunto avrebbe dovuto seguire per presentarsi al dio Osiride. E in questo papiro si dice che il defunto deve presentarsi a Osiride con abiti di lino e sandali bianchi, quindi sandali bianchi considerati come simbolo di purezza. Reperti archeologici in fatto di sandali si trovano al Museo Egizio di Torino. Quelli a sinistra in alto sono della regina Nefertari e quegli altri di Tutankhamon. Entrambi sono costituiti da una suola di fibre vegetali intrecciate con strisce infradito. Caratteristica è la punta rialzata. Anche sandali in pelle conciata di ovino e persino alcuni ricoperti di lamine d'oro che dovevano essere assolutamente di rappresentanza. Se ci avviciniamo un po' più ancora nel tempo, ci ritroviamo nel mondo etrusco. Questa immagine ci fa vedere un uomo con ai piedi un paio di specie di pantofole, dalla punta che è rivolta leggermente verso l'alto, simile ai sandali di Tutankhamon, e questo fa vedere come il mondo etrusco fosse in contatto col mondo medio orientale attraverso i commerci.
questo tipo di calzatura, anche se pure gli etruschi usavano i sandali, usavano però anche questo tipo di calzatura chiusa in pelle rossa, che era definita calcio mediterraneo. Lo cita anche Virgilio, ed era un tipo di calzatura molto famoso, molto prestigioso. In quest'altra immagine, sempre di una tomba etrusca, vediamo che c'è una donna seduta al tavolo. Anche lei porta dei calzari chiusi. Le calzature per l'uomo e per la donna non erano differenziate. Quindi, insomma, c'era un tipo di calzatura unisex. Per avere una serie piuttosto nutrita di calzature, dobbiamo arrivare al mondo greco. In questa immagine di Afrodite che cerca di difendersi dalle avance del satiro, vediamo Afrodite che tiene in mano un sandalo e, i sandali per i greci erano potevano essere di con una suola di sughero o di legno. L'altezza della suola era rappresentativa della classe sociale a cui la persona apparteneva. Più alta era la suola, più alta era la classe sociale. Le suole, dicevo, potevano essere in legno o anche in sughero, anche in cuoio certe volte. Però i greci possedevano un'infinità di calzature, che dal sandalo alla scarpa allo stivale. Ora, per dare un'idea di quante calzature ci fossero nel mondo greco, io ho trovato una scena di un mimo. Che cos'è il mimo? Il mimo era nel mondo greco una rappresentazione comica di vita quotidiana. Ora, questo mimo qua di tale Eroda, risalente al III secolo a.C., rappresenta la scena di una bottega del calzolaio Cerdone. Ora, c'è una bottega di calzolaio nella quale entrano tre donne, una delle quali si capisce poi alla fine della scena che è una procacciatrice di affari per il calzolaio, e il calzolaio cerca di vendere le sue scarpe a queste donne. Ne nomina una serie infinita, adesso non si riesce a capire di preciso che forma possano avere, se no per esempio quando si parla di scarpe lisce che dovevano essere proprio dalla suola bassa, oppure scarpe colorate, non so se erano pappagalline, potevano essere verdi o granchine, pipistrelline o scarlatine che potevano essere rosse, oppure si parla di stivali o di borzacchini che sono degli stivaletti corti. Ma insomma, adesso io provo ad entrare nei panni di Cerdone e entriamo in questa bottega. Ora, se questo paio qui non vi piace, Metro, se ne tirerà fuori un altro e poi un altro, sino a tanto che non vi sarà state proprio persuase che Cerdone non spaccia bubbole. Pisto, tirati fuori tutte le qualità di sandali che, care mie donne, avete a tornarvene a casa con un mio pegno. Ma guardate voi altre, vi sono novità di ogni genere, scarpe di sicione, di ambracia, pollastrine, scarpe lisce, pappagalline, canapine, babbucce, pantofole, stivaletti ionici, borzacchini, pipistrelline, scarponcelli, granchine, tartaglie, sandali argivi, scarlattine, efebi, stivali. Quelle che più vi garbano, ditelo, perché possiate accorgervi che dal calzolaio donne e cani ci trovano sempre da rodere. L'idea qua era per avere un'idea di quanti tipi di scarpe ci potevano essere in quel mondo lì. La quantità di scarpe del mondo greco la si ritrova anche nel mondo romano. Basti pensare che in un editto
suntuario di Diocleziano nel 301, se ne citano 23 tipi. Allora anche i romani avevano scarpe che servivano per la casa, per uscire, per i viaggi, per la caccia, scarpe militari, scarpe da teatro, per la tragedia, i coturni, per i socci, per la commedia. I socci erano delle specie di pantofole, i coturni erano invece delle scarpe con delle suole altissime, che tra l'altro servivano per la tragedia, ma tra l'altro avevano anche la caratteristica di essere uguali, destra e sinistra, tanto che se si voleva insultare qualcuno perché era considerato un voltagabbana, gli si dava del coturno. Beh, qui in questo caso vediamo in questa immagine una scarpa che è stata trovata nel forte di Salzburg. Ora, Salzburg si trova a nord di Francoforte. Appartiene al limes, al confine che il mondo romano aveva creato contro i germani. Nei forti, oltre ai militari, abitavano anche i civili, per cui ogni forte si formavano delle specie di villaggetti. Ora, in questo villaggio di Salzburg, che risale al 90 d.C., nel momento di suo maggior splendore c'erano 2000 persone. Quello che non serviva o che era mal ridotto veniva buttato nei pozzi. Nei pozzi si sono trovati oggetti vari, scarpe mal ridotte, ma questa scarpa qui invece è in buone condizioni. Allora, guardiamolo un po' bene, è in pelle, con una lavorazione raffinatissima che ha delle caratteristiche femminili sicuramente, ha una cucitura in lino che unisce la tomaia alla suola, e la suola è anche provvista di chiodi, non si vedono ma è indicato nella didascalia del museo. Il fatto che ci siano i chiodi dà ad intendere che si tratta di una scarpa per uscire, perché i chiodi facevano presa sul terreno. In ogni caso questa calzatura qua è particolarmente raffinata e quindi era una calzatura di prestigio. Si è bloccato tutto. Ecco. Gli stivali. Qui in questa scena di caccia vediamo il cacciatore che indossa un paio di stivali di pelle intrecciata fino alla caviglia. Strisce di pelle, queste strisce di pelle così ben intrecciate consentono all'uomo di muoversi agevolmente anche correndo e su terreni accidentati. Oppure vediamo un altro tipo di calzatura che sono le calighe. Queste erano tipiche dei soldati, erano sandali dalla suola molto spessa e chiodata normalmente, anche qua per fare presa sul terreno, con delle strisce di pelle che arrivano intrecciate che arrivano fino alla caviglia, lasciando libere però le dita in modo che il piede possa respirare. Questo per i soldati. In città invece si usavano delle scarpe chiuse, chiamate calcei. Dunque, qui in questa statua noi non vediamo il colore. Questa è una statua dell'imperatore Tiberio. Non vediamo il colore perché la statua è in bronzo, ma i calcei dell'imperatore dovevano essere rossi. Ecco, i calcei rossi erano caratteristica, era privilegio dei magistrati in epoca repubblicana, degli imperatori poi. I senatori invece portavano calcei neri o bianchi.
le donne li portavano di colori diversi e qualche volta anche ricamati di perle e ricami. L'idea della calzatura rossa si mantiene nel mondo bizantino. Cade l'impero romano d'Occidente, continua l'impero romano d'Oriente ed ecco che in questo corteo dell'imperatore Giustiniano l'unico ad avere delle calzature rosse è l'imperatore al centro. Tutti gli altri portano delle specie di sandali chiusi in punta e sul tallone. E oltretutto l'imperatore non ha solo questa calzatura di colore rosso, ma ce l'ha anche decorata. Questa è una ricostruzione che purtroppo è in un altro colore, ma insomma tanto per far vedere come le decorazioni in perle e pietre preziose rendono ancora più prestigiosa la calzatura dell'imperatore. Bisogna dire che le calzature rosse poi si trovano nella pittura medievale anche per santi, insomma, santi o persone che hanno avuto o che sono nobili dal punto di vista religioso, oltre che dal punto di vista sociale. Ecco. Poi, dunque, con la caduta dell'impero romano d'Occidente, il mondo, l'Europa, insomma, passa un periodo di estrema povertà, per cui non ci sono più le botteghe dei calzolai, ci si arrangia a crearsi le scarpe in casa, persino le dame nei castelli sovrintendono alla fabbricazione, oltre che degli abiti, anche delle scarpe. Bisogna arrivare più o meno al 200 per vedere rifiorire le attività artigianali, riformarsi le corporazioni, fra cui anche quella dei calzolai, e per vedere che le scarpe diventano un oggetto di moda. Ecco qua, in questo tra il 300 e il 400 la moda prevede delle scarpe a punta. Queste scarpe a punta, che venivano chiamate alla poulaine, alla polacca, erano delle scarpe che di particolare prestigio. Chiaramente le persone che lavoravano non potevano utilizzare scarpe con punte scomodissime. Dunque, le punte venivano poi imbottite con crine, con capelli, lana, muschio. In Italia non raggiungono delle lunghezze eccessive, anche se i predicatori, per esempio, denunciano la punta allungata come un elemento di attrattiva vagamente demoniaca, e negli editti delle città, perlomeno dell'Italia centro-settentrionale, si indicano anche delle misure relative alla punta delle scarpe, o in generale per tutto l'abbigliamento. Le varie città davano delle indicazioni molto precise rispetto alla forma, rispetto alle stoffe, ai materiali che si dovevano usare, ed erano indicazioni che erano collegate con le varie classi sociali. Allora, la classe superiore, la classe nobile, si poteva permettere certi materiali e certe forme che le classi
intermedie non potevano, o inferiori, insomma, non potevano permettersi. Questo era anche un modo per raccogliere soldi dalle multe, perché per esempio se tu appartenevi a una classe mercantile e volevi metterti un tipo di abbigliamento che uno strascico più lungo, più che permesso soltanto ai nobili, bastava che tu pagassi una multa e te lo lasciavano portare, insomma, era una tipo una specie di condono, ma questo serviva per le casse dello Stato. In Francia, ecco, la moda, qui invece per tornare alle nostre punte delle scarpe, la moda alla Poulaine raggiunge lunghezze eccessive, veramente eccessive, in Francia e in Inghilterra, dove fra l'altro viene deciso da editti che perché non mi ricordo qual è la lunghezza precisa, ecco, è che per principi e duchi la lunghezza delle punte poteva misurare 2,5 volte il piede, per i cavalieri 1,5 volte, per i ricchi 1 piede, per la gente comune 0,5 piede e non di più. Quelli che ce l'avevano quindi lunga 2,5 volte il piede non potevano camminare se non rivoltando la punta in su e collegandola con una cordicella alla caviglia. Quindi estremamente scomodo, ma molto di prestigio. Questa moda delle punte fu talmente diffusa che persino le calzature militari avevano le punte. Questo esempio che vediamo del Kunsthistorisches Museum di Vienna appartiene già alla fine del 400. E presumibilmente si tratta di calzature di parata, perché già un secolo prima gli Asburgo avevano perso contro i contadini svizzeri proprio perché gli svizzeri erano riusciti a far cadere da cavallo i cavalieri provvisti di questo tipo di scarpe che, se fin tanto che stavi a cavallo, potevano essere utili per colpire e far imbizzarrire il cavallo del nemico, una volta che eri appiedato non potevi più difenderti, insomma. Sempre nel 400 però c'è un altro tipo di calzatura che viene usato ed è la calza solata. La calza solata è un tipo di calza in panno o in seta per quelli più abbienti, a cui veniva attaccato una suoletta in pelle. Se si voleva uscire per proteggere questa calza suolata, si poteva utilizzare degli zoccoli. Oppure, altro tipo di calzatura, qua siamo sempre ancora nel 400 e tra il 400 e il 500, si potevano avere delle scarpette molto basse, piattissime, sia per uomini che per donne, come si vede in tutti i personaggi che appaiono in questo sposalizio della Vergine. Qui abbiamo invece i coniugi arnolfini. Questo ritratto dei coniugi arnolfini ci fa vedere gli zoccoli proprio in primo piano, che sono quelli dell'uomo, mentre in fondo, proprio sotto quella poltroncina rossa, compaiono appena appena le pianelle della signora. In questo caso a indicare i due ambiti di attività dell'uomo e della donna. Le pianelle, eccole qua,
le pianelle sono un tipo di scarpa dalla suola un po' alta, chiuse davanti, aperte dietro. Queste che vediamo sono attribuite a Beatrice d'Este, si trovano al museo di Vigevano. Sono state trovate proprio negli scavi nel castello di Vigevano e lo studio al carbonio 14 le fa risalire alla fine del 400. Siccome però negli archivi di Vigevano si è trovato anche un editto che consentiva solo a Beatrice d'Este di portare calzature rialzate e non alle altre cortigiane, si suppone che queste calzature possano essere state quelle di Beatrice. Questa la suola è in legno ricoperto di pelle, e però c'è anche questa deliziosa tomaia in pelle lavorata. Le pianelle potevano avere altezze diverse e in certi casi raggiunsero anche altezze eccessive. A Venezia questo successe in maniera particolare, dove queste pianelle potevano raggiungere anche i 50 centimetri. Allora, qui vi riporterei un brano di un viaggiatore francese del Cinquecento che parla appunto delle calzature di queste donne di Venezia e dice: le donne veneziane vanno in giro arrampicate su certi zoccoli di legno ricoperti di cuoio di almeno un piede di altezza, di sorta che devono essere di necessità accompagnate da una donna che le aiuti a camminare e da un'altra che sollevi lo strascico, e camminando con gravità se ne vanno mostrando i seni, il che fanno sia le vecchie che le giovani. Ma le romane, le milanesi, le napoletane, le fiorentine, le ferraresi e altre dame d'Italia sono molto più modeste sotto questo aspetto, poiché gli zoccoli non sono affatto così alti e inoltre non si scoprono i seni. Quanto alle vedove, portano il velo e sono sempre coperte finché non si rimaritano, e le giovinette mai escono dalla casa paterna dopo i 14 anni finché non si maritano, se non il giorno di Pasqua. Ora, già che queste qui vivono questa vita così reclusa, immaginiamo quanto possa essere di prestigio per alcune di queste dame arrivare in chiesa la domenica, quando poi possono uscire, mostrando tutta la loro imponenza e importanza. Insomma, le pianelle erano una manifestazione di status. Nel Cinquecento non si usano più le scarpe a punta, ma si preferisce una scarpa a punta quadra. Si chiamavano anche a becco d'anatra, certe volte avevano addirittura due cornini sul davanti, a mezza luna insomma. La tomaia poteva essere di cuoio o di velluto e anche con dei tagli, sia per far respirare il piede, sia per mostrare il colore delle calze sotto. E un altro tipo di calzatura che si usa nel Cinquecento sono gli stivali in pelle scamosciata. Qua abbiamo l'esempio dello scarpino trinciato in modo che si possa vedere sotto il colore della calza. E quest'altro invece è un esempio se foste davanti, di stivale, ecco appunto. C'è anche un'altra cosa, che i vari pezzi vengono modellati su delle forme in legno a partire da quest'epoca qua, come si fa ancora ad oggi. Dunque,
arriva il 600. Nel 600 compaiono i tacchi, sia per gli uomini che per le donne. Allora, i tacchi venivano fatti in un primo momento con strati di cuoio messi uno sopra l'altro e poi vengono invece utilizzati dei pezzi di legno rivestiti in pelle. Con l'avvento dei tacchi nasce la necessità di una struttura più solida alla scarpa. E come si fa per dare più solidità alla scarpa? La si fa creando delle forme indifferenziate fra la per la destra e per la sinistra, tutta bella rigida. Quindi 600 e 700, i primi 800, le scarpe non sono più destra e sinistra, ma sono intercambiabili. L'altra, ecco qui un esempio di tacco per gli uomini, tra l'altro con questa bellissima rosa di nastri che doveva dare l'idea che il piede fosse più piccolo, insomma dava l'idea di accorciare il piede. Poi l'altra caratteristica del 500 ancora è lo stivale. E qui vediamo questa immagine di Carlo I d'Inghilterra a caccia, quindi stivali. Vedete, la punta è quadra e non c'è proprio questa distinzione sinistra-destra che si diceva prima. Qui invece siamo con il figlio di Carlo I, Carlo II, che però arriva al trono dopo l'epoca di Cromwell e quindi riporta una vita gaudente nella vecchia Inghilterra. E questo ritratto ricorda il giorno in cui lui fu incoronato re. Che cosa porta ai piedi questo Carlo II? Porta un paio di scarpe col tacco e con delle fibbie ricchissime, ricoperte di pietre preziose. Il tacco è rosso. Il tacco rosso viene ripreso poi da Luigi XIV, che lo concede come privilegio anche qui ai suoi cortigiani. Nel Settecento invece i tacchi per gli uomini non ci sono più. La scarpa si abbassa, restano per le donne, la scarpa dell'uomo invece si abbassa ed è ornata da una fibbia. Ecco, qui sono le fibbie che diventano uno status symbol, perché le fibbie potevano essere di metallo brunito, d'argento o anche d'oro. Pare persino che il famoso cantante Farinelli ne avesse un paio con 28 brillanti ciascuna. Quindi anche qui manifestazione di ricchezza e di appartenenza a certi ceti. Le donne continuano ad avere le scarpe col tacco. Queste scarpette col tacco, che poi dopo Freud in epoca successiva dirà che hanno valore erotico in quanto il tacco è un elemento fallico, mentre la parte dove si infila il piede ricorda la vagina e quindi erotiche quanto mai certe scarpe. Insomma, questa idea comunque la sentivano già, mi sembra, nel Settecento senza esplicitarla. E, a proposito di questo dipinto di Fragonard che rappresenta proprio un'epoca godereccia, ho trovato un brano tratto da un racconto di Rétif de la Bretonne. Rétif de la Bretonne era uno stampatore, giornalista, che scriveva romanzi erotici, racconti erotici. Ora,
questo pezzettino qua ve lo leggerei perché mi sembra che rifletta proprio quello che noi stiamo vedendo in questa in questo dipinto di Fragonard. La storia era intitolata Il bel piedino ed è la storia di un nobile che corteggia una ragazza, una nobile fanciulla anche lei, regalandole, o meglio, offrendole ogni giorno un paio di scarpe. Ogni giorno questo nobile qui manda il calzolaio a portare un paio di scarpe alla ragazza. Questa lo deve indossare e poi il giorno successivo il calzolaio arriva con un nuovo paio di scarpe, ritira quelle usate e quelle usate entrano a far parte di una collezione feticistica del nobile in questione. Allora qui dice, immaginiamo la scena. Vittoria si assise al di là del muretto di cinta del giardino, erano forse le 7 del mese di settembre, e appoggiò un piede sopra una sbarra. Saint-Palais architettò il suo piano dopo questa posa. Egli s'abbassò, si nascose dietro un albero. «Amore», disse, «permetti questo piccolo furto». E afferrata una delle scarpettine per il tallone, riuscì senza sforzi a farle lasciare il piedino che rinserrava. Vittoria emise un piccolo grido, credendo alla prima che un monello le avesse giocato il tiro per impossessarsi di una bella fibbia con delle pietre incastonate, ma avendo riconosciuto il suo adoratore che si ritirava precipitosamente, si irritò un poco della licenza di lui, senza però serbargliene del tutto rancore. Oh, nel quadro si vede il marito, non so se riuscite a vederlo, perché il marito spinge l'altalena e l'amante sta invece accanto alla statua. È intitolato L'altalena o I felici casi dell'altalena. E il racconto invece, Giuliana, come si intitola? L'altalena o i felici casi dell'altalena, anche se un attimo, te lo dico, I fortunati casi dell'altalena. Carino i fortunati casi dell'altalena. La pianella che vola così per aria. Bene, arriva poi la Rivoluzione Francese. E se fino ad allora chi apparteneva a una certa classe sociale poteva permettersi un certo tipo di calzatura e altri no, beh, con la Rivoluzione Francese finalmente ciascuno può mettersi le scarpe che vuole. Con un decreto della Convenzione nel 1793 dichiara che la scelta dell'abbigliamento è dettata dai gusti personali. Ora, la scelta dell'abbigliamento è poi dettata anche dalle possibilità economiche, perché è chiaro che chi non aveva soldi per comprarsi scarpe prestigiose si doveva accontentare di quello che riusciva a comprare. Quindi prima la differenziazione in classi era proprio codificata perché per tutto il Medioevo e il Rinascimento l'abbigliamento doveva essere qualche cosa che distingueva la classe di appartenenza o un ruolo. Cioè, come noi adesso pensiamo al vigile, vediamo uno vestito da vigile, bene, quello fa il vigile, giusto? Ecco, era una specie di divisa in questo senso. L'uomo del Medioevo e anche del Rinascimento voleva sapere chi aveva di fronte. Se era un medico si vestiva in un certo modo, ok? Quindi c'era questo bisogno di riconoscere l'altro come appartenente a un ruolo o a una classe. Beh, con la libertà di indossare quello che si vuole, la differenziazione c'è, ma è una differenziazione di ricchezza, insomma. Alla fine, anche al giorno d'oggi,
ci sono, puoi andare a comprarti le scarpe in Montenapo o puoi andare a comprarti le scarpe all'outlet, a seconda delle tue possibilità. Bene, comunque, questo che vediamo, da chi viene diffusa la moda? Dai giornali di moda a questo punto, con la fine del Settecento e poi per tutto l'Ottocento. Qui abbiamo dal giornale delle nuove mode questo esempio di, questo qui è un tipo di calzatura del periodo napoleonico, scarpetta piatta, bassa, al massimo con un sottilissimo tacco o addirittura con la suola piatta, sia per gli uomini che per le donne. Gli uomini usavano anche molto, continuavano ad usare anche gli stivali. Questo che vediamo è una caricatura di Lord Brummel, Beau Brummel, che era una specie di maestro dell'eleganza, che pare che per tenere morbida la pelle dei suoi stivali li irrorasse di champagne. Di solito gli stivali erano anche corredati di speroni, non necessariamente per andare a cavallo, tant'è che in una rivista, il Gentleman's Magazine of Fashion del 1829, si scrive che per vestire alla moda sono indispensabili lunghi speroni d'acciaio portati su qualsiasi tipo di stivale, persino da quelli che non hanno mai montato un cavallo in vita loro. Quindi stivali o scarpe basse, come si diceva prima, scarpe basse dove invece che le fibbie ci sono dei fiocchettini o delle, poi verranno anche delle stringhe, no? Fiocchetti e stringhe. Le fibbie passano di moda causando quasi un disastro economico nel mondo inglese, dove il principe di Galles invita i concittadini a continuare ad usare le fibbie e non i nastri come si usa, come la moda vorrebbe, perché si deve difendere l'economia locale. Le donne continuano ad usare il tacco, come abbiamo visto qui. Chi lancia la moda nell'Ottocento? Beh, la moda viene lanciata dal demi monde. Ne acquisiscono le mode delle donne tipo la Traviata, no? Perché tutto sommato le donne tipo la Traviata sono molto più attraenti per gli uomini, e allora a un certo punto anche le donne della borghesia vorrebbero acquisire questa attrattiva che le altre, pur disprezzate, hanno. Questa che vediamo nell'immagine infatti si chiama Nana, e Nana era la protagonista di un romanzo di Zola che apparteneva appunto a sto demi monde. Tipico della fine dell'Ottocento è poi lo stivaletto, sia per gli uomini che per le donne. Le donne hanno lo stivaletto col tacco, per gli uomini senza, ma anche loro stivaletto. Poi per tutto l'Ottocento, passiamo alla fine dell'Ottocento, sì. Poi col finire dell'Ottocento si usa anche la scarpa bassa, oltre che lo stivaletto. Ma per dare maggiore importanza alle scarpe femminili bisogna arrivare al primo dopoguerra, quando le gonne si accorciano. Importanza particolare. E qui abbiamo Salvatore Ferragamo e John Crawford. Salvatore Ferragamo, di origine italiana, trasferitosi negli Stati Uniti negli anni 20,
aveva avuto occasione di studiare sia architettura che anatomia, di fare un corso di architettura e un corso di anatomia. E mettendo insieme le due cose, aveva concepito una specie di anima metallica che si chiama cambrione e che arriva dal tacco alla suola, alla suola, dando forma all'incavo del piede. Come gli archi rampanti in architettura servono per distribuire il peso dei pilastri, così per far camminare bene una persona con una con delle scarpe con i tacchi, bisogna, secondo Ferragamo, bisognava che il peso fosse distribuito su tutto l'incavo del piede, non sulla punta soltanto. Ed è successo anche nel mondo cinematografico, sia per calzare le dive, ma anche per preparare calzature per i film. Tornato però in Italia negli anni 30, si ritrova all'epoca, nel 36, all'epoca dell'autarchia. Il metallo assolutamente in Italia non si trova perché sarebbe costosissimo, deve essere usato invece per le guerre, per l'impero. E allora che cosa ripensa Ferragamo? Ripensa alla zeppa, cioè quel tipo di calzatura a fondo, col fondo alto, che lui reinventa in questa maniera, con strati di sughero ricoperti da pelle scamosciata e con una tomaia in pelle dorata e lavorata. Non abbiamo più la pittura che ti rappresenta le calzature, dobbiamo fare piuttosto ricorso alla fotografia o al cinema. E qui negli anni 40, come cambia la moda? Ecco, negli anni 40 va di moda la pin-up di Alberto Vargas, che compare su Esquire ad uso delle truppe con le scarpe con i sandali, col tacco alto, con sandali col tacco alto. I sandali, cioè le scarpe col tacco, hanno un che di erotico, anche perché l'andatura con le scarpe con i tacchi alti diventa un'andatura ancheggiante. Ecco, allora la Marilyn Monroe diceva: io non so chi abbia inventato i tacchi alti, ma tutte le donne gli devono molto. E i tacchi alti, quelli poi a spillo, verranno inventati nei calzaturifici di Vigevano negli anni 50. E quelli lì a spillo si potranno ottenere perché non sono tutti in legno, ma hanno una parte metallica e una parte in legno. Per poter rendere così sottile il tacco bisogna che ci sia una parte metallica, perché altrimenti il legno sarebbe troppo fragile. Allora, negli anni 40 abbiamo questo tipo di calzatura, ma se arriviamo negli anni 50, ecco che il cinema lancia altre mode. E abbiamo le ballerine di Brigitte Bardot nel film Piace a troppi, che hanno un aspetto ingenuo, queste ballerine. Oppure, sempre negli stessi anni, i mocassini di Audrey Hepburn in Funny Face Cenerentola Parigi. Mocassino, anche lì una scarpa bassa molto comoda. Per riacquistare basso e comodo o ingenuo va bene, però per acquistare un quid di eleganza, ecco che negli anni 60, all'inizio degli anni 60, i tacchi diventano un pochino più alti, ritornano ad essere un pochino più alti, sui 4 centimetri, che sono le scarpe tipiche della Jackie Kennedy. Negli anni 60
ritorna la donna aggressiva, con i suoi stivali addirittura alla coscia di Barbarella. Gli uomini che per tutto il secolo, tutto il Novecento, hanno avuto scarpe basse, o a polacchino, oppure la classica, quella che è la Oxford, no? Quella, la classica scarpa stringata, ritrovano i tacchi alti negli anni 70, vabbè, ma insomma, non per tutti, vuol dire, non è una moda così diffusa. Diffusa almeno fra i giovani, ecco, si diffonde per un certo tempo fra i giovani questa moda delle scarpe col tacco dettata dalla febbre del sabato sera, da Grise. Però se al giorno d'oggi uno vuole guardare nelle vetrine dei negozi, che cosa trova? Ancora il sandalo col tacco, ancora la scarpa col tacco e però... magari decorata con brillantini, la scarpa bassa, comoda, le sneaker che sono le scarpe con la suola in gomma, quelle che erano le scarpe da ginnastica una volta e che adesso si chiamano sneaker perché sneak significa muoversi senza fare rumore. Sì, prego. Muoversi senza fare rumore, e quindi le prime scarpe con la suola di gomma che erano state inventate per lo sport, insomma, sono poi state utilizzate. In effetti, quando uno, adesso che le usano poi tutti le sneaker, se tu sei in casa non disturbi il vicino del piano di sotto, mentre con i tacchi ti ritrovi... Ti senti i reclami. Quindi anche qui queste scarpe per uomo, quelle classiche o basse o a scarponcino, insomma, altre scarpe unisex che possono essere per tutti, e ancora qui un esempio di scarpa invece con anche un po' di zeppa e questo tacco vertiginoso, quelle che Shelley Winters e Marilyn Monroe hanno definito fuck me shoes. Ecco qua. Questo è quanto. Vi ringrazio e spero che vi sia piaciuto. Grazie Giuliana, molto brava, interessante. Brava. Molto interessante. Cerco di uscire da questa cosa qua che non so bene come fare, però... Dai, condivisi, interrompi la condivisione. Ecco, interrompo la condivisione, finalmente vedo voi. Bene. Molto interessante, ti ringraziamo. Possiamo, se qualcuno avesse delle domande da fare a Giuliana sulle scarpe, eccetera, diamo la possibilità a tutti. Però io volevo approfittare di queste... Ho dimenticato qualcosa? Di. Sì, ho dimenticato una cosa, perché c'è una piccola conclusione letteraria ancora. Prego. Se lo consenti. Ecco, allora, qui avevo trovato un articolo su di Repubblica della psicologa Brunella Gasperini, che parlava di una ricerca. Microfono Giuliana, ti si è spento il microfono. Grazie. Questo, nell'Università del Kansas nel 2012 hanno fatto un'indagine, no? Un test su che cosa comunicano le scarpe. E quindi i ricercatori avevano diviso i partecipanti al sondaggio in due gruppi. Nel primo gruppo c'erano delle persone che dovevano procurare una foto delle loro scarpe preferite e poi venivano sottoposti a un test di personalità. Nel secondo gruppo invece le persone dovevano guardare le scarpe e cercare di abbinarle a un tipo di personalità. Si è visto che gli abbinamenti
corrispondevano abbastanza all'abbinamento originale, insomma. E allora dice che per quanto riguarda il lavoro del secondo gruppo, quello di coloro che hanno abbinato l'immagine e la personalità, in particolare è emerso che le calzature più alte, come gli stivali, sono state collegate dagli osservatori a persone più aggressive e meno gradevoli rispetto a scarpe meno coprenti, più funzionali e pratiche. Invece, per quanto riguarda le persone che si sono sottoposte al test della personalità, sulla base dei dati, le scarpe colorate sono risultate correlate a persone che esprimono minore ansia nelle relazioni. I soggetti invece che si attaccano in modo ansioso, con grande paura di abbandono e rifiuto, tendono ad indossare calzature scure meno appariscenti. Mentre le scarpe comuni e noiose sono portate da persone poco capaci di esprimere emozioni e indifferenti al giudizio degli altri. Questi sono un po' gli stereotipi, no? Però insomma sono venute fuori queste cose. E la conclusione è, simbolicamente le scarpe rappresentano quello che diceva Ottavia prima, simbolicamente le scarpe rappresentano il mezzo attraverso il quale ci muoviamo e ci attacchiamo al suolo. A volte abbiamo bisogno di rimanere con i piedi per terra, ben piantate, di sentire il terreno sotto di noi, di muoverci nelle situazioni in modo pratico e razionale, rintracciando la nostra stabilità. Altre invece è necessario alzarci, immaginare di essere più alte, non solo in termini di centimetri, ma di pensieri, al di sopra delle cose, slanciate verso l'alto, pronte a spiccare il volo. Equilibriste libere tra sogni, fantasie, desideri e realtà. Con i tacchi, in fondo, non camminiamo a qualche centimetro da terra. Ecco, questo mi ero dimenticata di dirvelo, ma era carino. Grazie. Molto carino, davvero. Così c'è, le scarpe hanno anche proprio una connotazione psicologica. Adesso dire queste cose davanti a una psicologa mi mette un po' d'ansia. Ecco, è molto interessante. Io prima di lasciare le domande volevo raccontare una cosa che in uno dei miei viaggi ho imparato che riguardano le scarpe, che a me ha colpito molto. E parlo della guerra del Vietnam, dove c'erano i Viet Cong che non avevano mezzi per muoversi e far perdere le loro tracce più velocemente possibile. Allora si costruivano queste sandali di gomma, tipo la gomma dei pneumatici per intenderci, dove e le indossavano praticamente all'incontrario, cioè mettevano delle fasce di incrociate dove infilavano il piede dalla parte più sottile, così che quando scappavano le orme che lasciavano facevano intendere che corressero dalla parte opposta. Quindi i soldati americani trovavano queste orme e seguendo le orme andavano dalla parte opposta dove invece i Viet Cong fuggivano. Di contro questi tipi di sandali facevano in modo che il piede del Viet Cong fosse abbronzato con la croce delle due fasce messe. Per cui gli americani, quando incontravano delle persone che avevano questa abbronzatura, diciamo, li riconoscevano come Viet Cong e li arrestavano, insomma, li catturavano. Questo per dire come la scarpa ha proprio una funzione importantissima nella vita di tutti, insomma, è storia, è cultura, è costume e anche appunto questo lato psicologico che ci hai appena raccontato. Mi hai parlato adesso delle impronte lasciate, mi viene in mente che nel mondo greco le prostitute avevano i sandali con la suola in cui era inciso seguimi, e quindi camminando lasciavano lasciavano le indicazioni, insomma. Quindi se qualcuno vuole ha delle domande, qualche cosa da chiedere, attivi pure il microfono e chieda. Nessuno vuole.
aggiungere qualcosa, qualche informazione, qualche sulle ste scarpe qua, quelle con le suole rosse di Labutin, piuttosto che le cimiciuli, come si chiamano? Cimiciù. Beh, no, c'è da dire che sembra effettivamente che alcune cose tornino nella storia, no? Le classiche cose simboliche, il colore rosso e anche queste lunghezze, che siano della punta o che siano del tacco, beh, appunto, come direbbe Freud, ricordano qualcosa di totemico, no? E quindi forse in qualche modo richiamino appunto a qualcosa di sessualizzato, e quindi di conseguenza a quello che è l'idea del potere, no? L'idea dell'avere un senso di sé forte. Però io non so, io come donna e come amante delle scarpe di tutti i tipi, basse, alte, colorate, scure, chiare, nere, qualunque tipo di scarpa, ce ne sono proprio poche che non mi piacciono, devo dire che appunto per me sono proprio un gioco divertente, perché ti fanno veramente anche cambiare il senso di te, no? A seconda di quello che indossi quel giorno. E più sono particolari, appunto, più a me piacciono. Però di sicuro influenza anche la moda poi, ma di fatto poi trovare i propri gusti anche in questa piccola cosa mi sembra proprio un gioco divertente. Non essere qualcuno riconoscibile per, come diceva prima Giuliana, per quella forma e quindi quello status sociale o quella condizione economica, ma come dire, incuriosirsi del scopriamo chi sono oggi e vedete se capisco chi sono oggi a seconda delle scarpe che ho messo. Ma c'è il film, mi sembra che sia Bianca, no? Di Nanni Moretti, deve essere Bianca, quella della Nutella. Deve essere Bianca, se non sbaglio, che comincia con una scena in cui il protagonista è in un seminterrato e guarda il marciapiede con tutte le scarpe, i piedi con le scarpe che le persone hanno, no? È curiosissimo guardare le scarpe delle persone. Insomma, io quando sono sulla metropolitana o su un mezzo di trasporto ho l'occhio che cade sulle scarpe. E adesso c'è una notevole uniformità, però sono un po' tutti uguali, non lo so. Poi però le scarpe devono anche non fare male ai piedi. Ecco, cosa fondamentale. Quello importantissimo, decisamente. Dina che ha alzato la mano. Hai alzato la mano, Daniela? No, Dina. Dina. Però devi attivare l'audio, Dina. In basso dovresti trovare in basso sullo schermo dovresti trovare il microfonino. Il microfonino, se c'è sulla sbarra, clicca sopra la sbarra. Riesco a trovarlo io. Siete in tanti, eh? Mi sentite? Sì. Volevo dire che le scarpe nel corso dei secoli hanno, diciamo, o il costume, l'abbigliamento delle persone variavano anche secondo le scarpe di moda, dal vestito dell'Audrey Hepburn che portava le ballerine, perché era una figura esile e giovanile, e anche negli anni passati con i vestiti del Novecento o del Settecento, con gli intacchi che andavano e venivano, diciamo che anche le scarpe seguivano, anche i costumi seguivano anche un po' le scarpe nell'arco dei tempi. Sì, certo. Non è una questione di abbinamento, però sono cambiate, come cambiavano le scarpe, cambiavano i costumi in generale. Questo esatto. Okay. Ogni epoca aveva anche il suo tipo di scarpe, il suo tipo di abbigliamento, di costumi. Certo. La mia osservazione, ecco.
Sì, era quello che si diceva prima, quando dicevo che anche nel tipo di stoffe, nei materiali che venivano usati, parlavo in generale di tutto l'abbigliamento, no? Per cui c'erano dei regolamenti precisi. Non so, le scarpe, le calze in certi posti, le calze di seta non erano concesse alla gente borghese, potevano portarle sui nobili. Varia da città a città, no? Oppure... Ma poi ho anche osservato che, anche come Giuliana, che osserva le scarpe quando va in metropolitana, anch'io le osservo, e mi viene da notare che negli anni 50, così, quando c'era molta povertà, le scarpe che portavano le persone non erano, fin quando non si consumavano. Adesso invece io ho notato che la maggior parte delle persone ha delle scarpe decenti, che le cambia, per cui un certo benessere è venuto anche in quello. No. Ma pensa che in epoca medievale, quando alto medioevo, cioè quando c'era il periodo della famosa povertà, chi riusciva ad avere un paio di scarpe lo poteva lasciare addirittura in eredità, tanto erano oggetto prezioso. Anche perché oggi difficilmente si va a risolare le scarpe, perché costa magari più fare la risolatura che non comprarle nuove. E i materiali sono cambiati, si fa usa e getta, e mentre prima si risuolavano, i ciabattini lavoravano molto di più. Io devo dire una cosa, ho delle scarpe che adoro, ho delle scarpe che non potrei farne a meno, anche perché sono comode, perché è molto importante che la scarpa sia comoda, e io vado dal calzolaio, se c'è bisogno, a risolarle, rifare i tacchi, risistemarle, proprio perché sono quelle scarpe. Eh sì, perché poi anche la materia prima era migliore, adesso la qualità devi pagarla molto, molto, se vuoi fare di scarpe buone che durano e da far risuolare, altrimenti... Anche perché sono suole che non valgono molto. Giuliana, sì. Volevo dirti, allora intanto mi è piaciuto moltissimo il tuo, la tua passeggiata, insomma ci hai portato con te lungo questi secoli, e ho imparato molte cose. Volevo tornare al tacco, alla scarpa col tacco. Perché per me è un momento, cioè, così è una riflessione che ho fatto mentre tu parlavi. Mi sembra un momento importante quella quando comincia proprio a esserci la scarpa col tacco femminile, no? La scarpa femminile col tacco. Intanto mi viene in mente, vabbè, Cenerentola, cioè, comunque attraverso quella scarpa lì... No, chi è lui dove trovare chi aveva perso questa scarpa, perché non a caso è una scarpa col tacco. Ma la scarpa col tacco è, insomma, se una ha una in una situazione di pericolo, di devo scappare, la scarpa, io indosso la scarpa col tacco, è più difficile scappare che una scarpa normale, no? Quindi la mia riflessione che faccio è che secondo me lì è proprio, si incista proprio un discorso molto forte tra il maschile e il femminile e la potenza maschile nei confronti del poter controllare da parte dell'uomo la donna. Così, questa è una mia riflessione. Al di là degli aspetti invece molto interessanti della moda, dell'evoluzione di tutti i tipi, della comodità che poi la scarpa col tacco riveste, però volevo così fare qualche riflessione su questo aspetto. Mi verrebbe da dire questa cosa, che questa storia, intanto le scarpe col tacco nel 600
sono partite per gli uomini, erano gli uomini che portavano i tagli, quindi allora gli uomini e poi le donne anche, ma le donne comunque avevano sempre queste gonne ancora lunghe, no? Che quindi coprivano tutto, invece per l'uomo era diventato un simbolo proprio di dimostrazione di sé, ecco, di mettersi in mostra, un mezzo per mettersi in mostra. E adesso poi gli uomini l'hanno abbandonato e va bene, a questo punto qua sì, potrebbe anche esserci, sai, non credo che sia per sentire la donna inferiore, è perché credo che l'uomo veda proprio l'aspetto erotico nel tacco e quindi è quello che piace. La faccenda dei tacchi alti mi fa pensare all'epoca al 500, quando c'erano invece le zeppe altissime, quelle famose zeppe altissime lì che c'erano a Venezia, non erano tanto disprezzate dagli uomini, perché siccome le donne facevano tanta fatica a camminare su questi zepponi, no? Finivano con lo stare in casa più spesso, e quindi a loro andava bene così. Quindi sì, in questo caso è un modo per tenere sotto controllo la donna, in effetti sì, può essere. Ma al giorno d'oggi non so se sia per tenere sotto controllo, al giorno d'oggi la mia impressione è che piace di più vedere una donna che ancheggia sui tacchi, no? Beh, stavo pensando invece al mondo cinese, dove sempre c'era questa storia del piede piccolino, allora lì sì, c'erano delle scarpe micidiali, proprio microscopiche, in cui si potevano infilare soltanto dei piedi tutti fasciati e deformati. Perché l'idea del piedino aveva una valenza erotica, il piedino piccolino così. Poi erano le donne di un certo ceto, insomma, che portavano, che venivano cresciute in quella maniera lì, con la deformazione del piede. Tremende queste scarpine qua. Proprio uno non riusciva più a camminare, ecco. Sì, queste qui... Beh, comunque la riflessione di Roberto è molto interessante, perché che siano scarpe o che siano abiti, e poi sia femminili che forse in alcuni contesti storici anche maschili, ma tutto ciò che comprime, che rende i movimenti difficili, che fa fatica appunto a farti fare delle cose da solo o da sola, effettivamente possono diventare indirettamente, no, uno strumento di controllo. E infatti secondo me è stato molto interessante quel discorso che tu hai fatto, si è proprio passati dal fatto che fossero gli uomini di un certo ceto sociale e di un certo rango ad avere anche delle calzature piuttosto improbabili per appunto andare in giro da soli o comunque insomma senza aiuti, al fatto che poi questo invece sia forse un po' più passato alle donne, poi sì, poi il tacco è diventato più femminile, sicuramente, perché impreziosisce, imbellisce, alza, no? Però sì, effettivamente rischia, se non portato con disinvoltura, anche un po' di incastrare, no? Di certo non si può correre coi tacchi, è un po' faticoso. Però se portati con disinvoltura non costringono tanto. Credo che il tacco però nasca proprio per l'uomo, per farci più grande, più grosso nei confronti di un avversario, e per la donna per essere più alta e più bella. Penso che possono esserci anche altre considerazioni, ma che queste due siano le principali, che dite? Assolutamente, sì. Sì, questo slanciarsi, no? Sì, sono più alto, quindi più grosso, più possente di te, oppure sono alta, bella, longilinea, se magari sono un po' cicciottina. Infatti la scarpa alta aiuta molto, no, a slanciare, a sembrare più belle. Però io, almeno, questa è una cosa che provo io, a me la scarpa alta mi fa sentire, sì,
più slanciata, eccetera, ma anche un po' più sicura, anche se il passo non è sicuro per niente, anche se nel tacco alto 8 ore non ci puoi stare, a meno che non stai sempre seduta, perché la sera è fastidioso, però è qualcosa che piace, che, e quindi indossare un paio di scarpe che mi piace, anche perché è alto, insomma ci appaga in qualche senso, ci dà proprio una soddisfazione. Per noi donne le scarpe sono qualcosa di veramente particolare. C'è la Sarah Jessica Parker, che è un personaggio di Sex and the City, che dice: così tante scarpe e solo due piedi. Questo proprio perché per noi donne cambiarsi scarpe, potersi sbizzarrire, alte, basse, comode, scomode, belle, ok, è proprio una coccola, un qualcosa che ci piace, almeno in generale. Poi chiaramente ognuno in particolare può avere altre idee su questa cosa. Però per dire che il tacco alto magari si indossa anche perché può piacere agli uomini, ma in fondo è perché piace a noi donne. Piace alle donne, certo. Scusate, ma io ora si sta scaricando il telefono e vi lascio. Oh, grazie a tutte, buona serata. Buona ciao. Serata. Ciao. Sì, ciao. Grazie, buona serata. Se non c'è nessun altro che vuole intervenire. Hanno alzato la mano. No, volevo salutare. No, era un saluto. Anna, è un saluto? Sì. No, vuole parlare. Volevo chiedere... Lucrezia? Prego, Anna. Buonasera. Volevo chiedere a Ottavia una cosa. Io sono anche volontaria in ospedale. Le persone, quando sono pronte, si sentono guarite, la prima cosa che chiedono in ospedale, mettimi le scarpe. Perché neanche toglimi il pigiama, mettimi le scarpe. Oppure dicono, ma lei parla così perché ha le scarpe ai piedi. E questo mi ha fatto pensare. Beh, anche questa è un'osservazione, vedi, molto particolare della tua esperienza. Però, lo dicevamo un po' prima, comunque le scarpe danno anche un confine, no? Danno un segno della tua identità. E forse quindi per qualcuno stare a piedi nudi, poi soprattutto stare in ospedale, quindi magari costretto in un luogo dove si è stati per essere curati, è un segno di fragilità, cioè dà l'idea della tua fragilità. Invece metterti un paio di scarpe per poter uscire e andartene ti dà probabilmente davvero tanto il senso di quanto puoi stare bene sui tuoi piedi, appunto, no? E quindi sulla tua autonomia. Sì, molto, molto interessante. Molto interessante. I piedi poi hanno anche i piedi, oltre alle scarpe, se li guardiamo dal punto di vista di lettura psicoanalitica, hanno tutto un loro significato e il loro vissuto, no? Anche i piedi sono un po' un oggetto del desiderio in molte persone, quindi e oltre alle scarpe a molte donne, nonché a molti uomini, ma anche a molte donne piacciono proprio i piedi e i loro piedi, quindi anche è anche bello poter, come dire, unire le due cose, no? Avere un amore per i propri piedi e coccolarli con delle scarpe, quindi diventa proprio un'espressione piena di sé. C'è una bella frase. Tiziana, scusa, c'è Anna Parea che aveva la mano alzata da un po'. Io credo che fosse Anna. Ah, mi sentite? Sì, certo. No, innanzitutto Lucrezia mi ha fatto venire in mente mio nonno, che quando è stato ricoverato in ospedale con una malattia grave mi ha detto: chissà se uscirò con i piedi in lungo, cioè intendeva dire morto, perché il cadavere ha i piedi di fuori. E mi ha fatto venire in mente questo ricordo triste, vabbè.
in cui la posizione orizzontale è per quello che il malato, quando dalla posizione orizzontale finalmente si può mettere in piedi perché ha ripreso vigore e si è guarito, appoggi i piedi e la prima cosa che vuole sono le scarpe, no? Mi viene in mente questo. No, io riflettevo anch'io sul significato del tacco. Sì, piace agli uomini perché è sexy, piace alle donne perché dà una sensazione di femminilità, però stiamo attenti, questa è la mia osservazione, stiamo attenti a non esagerare perché si paga un prezzo. La luce valgo, che è così comune nelle donne, in parte non solo, è dovuto all'uso del tacco. Quindi io da ragazza l'ho usato anch'io, perché di tutti i colori. Adesso che a una certa età l'ho dimenticata, anzi li odio, perché mi piace il bel mocassino che è molto comodo, mi fa camminare così bene, non ho bisogno di manifestare così la mia femminilità, né ho bisogno di essere così sexy, cioè non diventiamo schiavi di questo tacco. Tutto qua. Ciao. Ecco. Stavo pensando a quello che aveva detto Roberto prima rispetto alla Cenerentola. La Cenerentola, vabbè, quella scarpa col tacco lì è del film. Probabilmente non era una scarpa col tacco, quella delle fiabe originali. La storia della scarpa che appartiene a una ragazza e la ragazza viene trovata proprio per mezzo della scarpa, già c'era nel mondo egizio, c'era una storia di una certa Rodope che mi pare che fosse il dio Horus che la cercava, aveva trovato questo sandalo e voleva trovare proprio la ragazza a cui il sandalo apparteneva. Quindi era una cosa antica, che poi venne stata ripresa da Giambattista Basile nella Gatta Cenerentola, è stata ripresa poi da Perrault, dai fratelli Grimm. Ed è, l'idea è proprio che cerco quella ragazza a cui va bene quel sandalo, quella scarpa, perché quella è la caratteristica identificatrice della persona. Solo quella persona lì è la persona che io voglio incontrare, no? Ecco. Quindi, cioè, una roba antica. C'è qualche domanda? Giuliana, scusami. Una piccola curiosità, se posso. Certo. E per quanto riguarda le scarpe con le stringhe? Le scarpe con le stringhe erano nastri prima e poi sono diventate stringhe nell'Ottocento. Le stringhe proprio come le conosciamo adesso è roba dell'Ottocento. Non c'è qualcosa che fa riferimento ai barbari che avevano le scarpe coi lacci? No. Non lo so, è una roba che... Normalmente le scarpe dei barbari, ma le scarpe dei barbari cioè le stringhe come le immaginiamo adesso, con i buchi in cui si infilano, oppure con le borchiette, tipo quelle degli scarponi, no? Che hanno delle borchiette di metallo piegate e tu fai passare, ci sono a mo' di gancino, no? Per cui fai passare la stringa dentro al gancino, ecco. Questa qui, io in mente questo quando si parla di stringhe. Lacci tipo cordino, allora anche Ötzi aveva il cordino che gli chiudeva la scarpa alla caviglia, no? Ma è un'altra cosa. Grazie. Come erano vestiti quelli dei barbari, proprio non li ricordo. Bene. Volevo aggiungere solo una cosa. Prego, Dina. C'è anche una poesia di Giovanni Pascoli che parla di scarpe. Valentino vestito di nuovo come le drocche del biancospino. Solo i piedini provati da Roma, porti le pelle dei tuoi piedini.
porti era le scarpe che mamma ti fece, che non mutasti mai da quelli. Che non costano un picciolo, invece costa il vestito che ti cuci. Basta. Quelle sono le scarpe che poi abbiamo tutti sostanzialmente. Eh sì. C'è, a questo proposito, c'è un proverbio yiddish che dice: piangevo perché non avevo le scarpe, fin quando un giorno vidi un uomo senza piedi. Mm. Questo è un proverbio che, insomma, le scarpe c'entrano, ma ha un significato abbastanza, abbastanza ampio, cioè pesante, ecco. Se non avete altri interventi, qualcosa da aggiungere, da chiedere, io passerei alla chiusura. Prima di chiudere vorrei ricordare un po' quelli che sono i prossimi appuntamenti di Di Come Donna, le prossime cose che abbiamo organizzato. Intanto ricordo che è stato lanciato il concorso letterario, il primo concorso letterario per un racconto breve, esercizi di scrittura, con il tema E in un attimo capì. Se siete interessate, sul nostro sito trovate tutte le indicazioni per iscriversi, il regolamento, eccetera. Poi, sempre nell'ambito della trama di Fili Colorati, vi segnalo la presentazione del libro Marea di Valeria Danese il 18 aprile prossimo. Si farà sempre sulla piattaforma e anche qui, per avere maggiori informazioni, il collegamento, eccetera, vi invito a riferirvi al sito e anche alla nostra pagina Facebook o quella di Instagram. E comunque invito tutti a consultare sempre il nostro girasole, dove tutte le nostre iniziative, eventi, eccetera, vengono indicate. A questo punto io ringrazio tantissimo Giuliana, che ci ha fatto passare una serata veramente interessante, che veramente ci ha fatto fare. Come? Grazie a voi di avermelo fatto. Ah, vabbè, certo, ma grazie a te che hai avuto questa idea. Ricordo che questa conferenza era già pronta un anno fa, e che è stata proprio questa pandemia che aveva bloccato tutto, perché avremmo voluto tanto farla in presenza, ma purtroppo, ma visto che ormai con questo mezzo abbiamo acquisito una certa dimestichezza, abbiamo deciso di presentarla. E a questo punto basta, vi saluto tutti, e restando in tema di scarpe, ricordo un aforisma di Totò che diceva: le scarpe sono come i parenti, più sono stretti e più fanno male. Questa è giusto per chiudere un po' in allegria la faccenda. Allora, intanto devo chiudere la registrazione, ma non la vedo più la registrazione da chiudere. Vabbè, ci penseremo. E...